Buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Perdonatemi la voce, mi sono proprio svegliata da tipo un quarto d'ora, mi sono preparata e quindi devo ancora scaldare la voce, quindi la mia voce è sempre così la mattina. Non so, fatemi sapere se anche a voi capita. In ogni caso, il video di oggi sarà un video in cui porto con me praticamente a farvi vedere tutti gli outfit che ho indossato questa settimana. Oggi è lunedì, quindi ieri mi sono dimenticata di farvi vedere l'outfit, però cercherò di arrivare da lunedì a domenica prossima, così farò comunque una settimana. E niente, partiamo con questo outfit che tra l'altro mi piace un sacco. Allora, eccomi con l'outfit di oggi. Allora, oggi indosso un outfit total black sotto, quindi ho questo pantalone che è, se non sbaglio, di mango. Sì, dovrebbe essere di mango. Cintura questa qua di Celine, come al solito. Questa t-shirt che invece ho preso è una maglietta a maniche corte, una t-shirt che ho preso in Italia durante i saldi, l'ho pagata tipo 4 euro. E poi il protagonista, diciamo, di questo look è questo blazer. Ragazze, lo adoro. Questo blazer è un blazer che ho trovato ieri nei saldi da Zara in centro a Jeddah, ed è un blazer diverso rispetto a quelli che piacciono di solito a me. A me piacciono un pochino più strutturati, con le spalline un po' imbottite, un pochino più in su, un pochino più aderente, quant'altro. Questo qua invece è di quelli che vanno di moda adesso, un pochino più oversized, un pochino più taglio maschile, e l'ho preso in questo colore che mi piace un sacco. È tipo, non so neanche io bene definirlo, un grigio verde, non so, vabbè, poi io ho qualche problema tecnico nel definire i colori, non sono daltonica, ma ogni tanto faccio insomma casini con i colori. Comunque, sotto però vi faccio vedere il secondo protagonista di questo look. Queste scarpe sono i miei nuovi mocassini di Ganni. Ragazzi, mi sono fatta un autoregalo per San Valentino, vabbè, insomma, poi ve lo farò vedere meglio perché sicuramente farò un unboxing di questi. E sono in questa pelle nera opaca con questo dettaglio, con i brillantini. L'ho strapagati, l'ho comprati su Farfetch, ma veramente li ho adorati, cioè dal primo momento. Faccio vedere velocemente anche i dettagli qua del gioielli. Ho ritirato fuori questa collana delle Cœur Perdu, che è quella col cuore anatomico, che ho indossato tantissimo nell'estate 2020. Poi non so perché ho un po' smesso di usarla, ma mi spiace perché mi piace tanto. E questa collana invece con il moschettone davanti, che è di Nathané. Questo invece è di Missoma. Gli orecchini sono quelli di Scintille Montesanto, che è una gioielleria. Questo qui invece l'ho preso a Madrid, ma non mi ricordo assolutamente il marchio. E tutto il resto più o meno è di Maria Tash, come sapete. Ho degli anelli di Anteva Craft e altri invece che sono di Atelier VM. E niente, quindi questo è il primo outfit che vi faccio vedere. Buongiorno a tutti, allora eccomi con l'outfit di oggi. Oggi indosso lo stesso identico blazer rispetto a quello che avevo ieri, non so se notate, è esattamente lo stesso. Stesso taglio, l'unica cosa cambia è il colore è questo sorta di bianco sporco, che se vedete non è uguale a quello della maglia, ma oggi veramente, ragazzi, allora ieri sera avevo mal di gola, raffreddore e quant'altro, e quindi penso di essere in fase proprio, devo coprirmi un po' di più, anche se in realtà di giorno non fa fresco, ecco, però in ufficio fa talmente freddo, è una cosa veramente difficile da spiegare, perché è la stessa temperatura che c'è anche in altri periodi dell'anno, ma essendoci fuori meno caldo lo si soffre molto di più. Quindi quando io entro in ufficio e ci sono 19 gradi, io sinceramente ho molto freddo, molto più freddo rispetto a quello che ho durante l'estate. Durante l'estate fuori fa talmente caldo che si accumula caldo, quindi quando si entra non si nota neanche il fatto che faccia freddo. Invece in inverno si nota molto di più perché non c'è la differenza di temperatura, e quindi quando si esce fa comunque freddo, e quindi niente, il tuo corpo non riesce proprio ad accumulare caldo, e quindi hai freddo continuamente. E quindi oggi mi sono messa la lupetto, questa è di Zara, anche se non è che proprio è un colore che mi piace tantissimo abbinato a questo. Avrei preferito un'altra cosa che vi faccio vedere magari abbinata un altro giorno, perché in questo momento è in lavatrice, ed è una t-shirt di Anine Bing. Poi comunque sotto, vabbè, ho la cintura che avevo ieri, quindi questa qua di Celine. Poi ho messo i jeans, questi qua sono uno spettacolo, sono dei jeans di Jean Mille. E poi sotto ho tenuto sotto questi mocassini che, vabbè ragazze, sono entrati tra i miei preferiti. Devo ammettere che sono un pelo duri, io poi ho i piedi particolarmente sensibili, quindi se non avete i piedi sensibili questi vanno benissimo. Io invece ho i piedi molto sensibili, infatti devo metterci dei cerottini, perché effettivamente sono un pelo duri nella parte dietro. Davanti no, devo dire che vanno bene. Nella parte dietro io soffro sempre tantissimo con qualsiasi scarpa, ma anche tipo con le bobbies che vedete qua e con le vivaia che vedete qui, i miei piedi soffrono comunque, anche se le scarpe sono comode. Comunque, niente, questo è l'outfit di oggi. Ah, aspettate, faccio vedere un'altra cosa, perché oggi, siccome ho patito il freddo in questi giorni, metto anche questa sciarpa. Aspettate che la metto e vi faccio vedere.
Allora, questa è una vecchissima sciarpa di H&M che ho acquistato veramente tantissimi anni fa. Mi piaceva molto perché ha questi dettagli, vedete, azzurri, blu e rosa, che sono tra i miei colori preferiti da indossare, e ha lo stesso bianco proprio di questo blazer. Quindi, secondo me, nel complesso, questo outfit ci sta. Un po' se riusciamo a mettere a fuoco, ecco qua. Allora, eccomi qua. Questo è l'outfit di oggi. Allora, indosso sulla parte sotto esattamente come quella di ieri, praticamente. Quindi ho i jeans di Janmille, le scarpe, queste qua di Ganni, cintura di Celine. Poi ho cambiato il sopra, ho messo questa maglia di contatto e il blazer di Mavic, che è quello che tra l'altro è bellissimo perché è blu scuro, 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 quasi nero, gessatino, e la parte interna è fucsia. E infatti, io l'ho abbinata con questo maglioncino fucsia. Tra l'altro, in questi giorni fa anche particolarmente freddo, quindi devo dire che questo look è abbastanza azzeccato, perché ripeto, ho veramente freddo in questi giorni. I gioielli sono sempre gli stessi, vediamo se riusciamo a farveli vedere. Collana di Nathanée, che tra l'altro mi spiace, abbiamo smesso di produrre gioielli e adesso sta facendo altro la ragazza. Le Cœur perdu, orecchini questi qua di Scintille, gioielli in oro, Miss Soma, e basta. Quindi questo è il look di oggi. Io vi faccio vedere l'outfit di oggi. Oggi è un outfit super lazy perché non avevo letteralmente voglia di vestirmi né di andare in ufficio, ma zero proprio. Allora, ieri mi sono arrivati finalmente questi pantaloni che stavo aspettando da un po', che sono un paio di pantaloni flare di mango, mi piacciono tantissimo, guardate che carini che sono, mi piacciono davvero tanto. Vi lascio magari il numero della referenza magari sotto nell'info box, o comunque vi lascio il link se riesco a trovarli per l'Italia, perché questi li ho presi sul sito di Mango Italiano. Poi, queste scarpe che sono dei mocassini di Charles & Keith. Poi, cintura di Celine come al solito, questo maglioncino che arriva da una collaborazione con Rioas, e devo dire che l'ho tenuto qua, mi piaceva un sacco, mi piace il colore, mi piacciono i bottoni, hanno, ups, stavo cadendo, questo dettaglio, sono di questo arancione mattone con il bordino dorato, e mi piacevano un sacco. E gli accessori sono sempre i soliti. Oggi ho la coda alta semplicemente perché ieri non so come sono andata a correre, mi sono dimenticata di lavarmi i capelli, quindi sono tipo devastati i capelli, e quindi ho dovuto fare per forza una coda. I gioielli sono sempre gli stessi, quelli che sto portando in questi giorni. E niente, questo è l'outfit. Buongiorno a tutti. Allora, sappiate che qua ha iniziato a fare caldissimo, quindi praticamente siamo passati di nuovo dai maglioncini alle camicette. Questa è una blusa di Mango che ho comprato qualche anno fa. Sicuramente la trovate su Vinted. Guarda, è molto carina perché ha questa ruche qui e anche una ruche qua. E niente, abbottonata così a maniche lunghe. Io adesso l'ho tirata un po' su, ma in realtà a maniche lunghe. Poi sotto questo pantalone, che è quel pantalone di Zara che vi ho fatto vedere, un po' morbido, diciamo, con un po' larghino, molto carino, mi piace un sacco come sta. Poi ho la cintura di Celine, e sotto ho questo mocassino che vi farò vedere in realtà meglio più avanti, perché niente, insomma, poi scoprirete. Buongiorno a tutti. Allora, eccomi con l'outfit di oggi. Oggi indosso questo blazer di Zara, tutto a quadrettini, è tipo stampa VC, bianco nero. Sotto ho questa t-shirt che è una t-shirt di O della Vita, che dice "Everything you see, you, I owe you to spaghetti", una frase di Sophia Loren. Tra l'altro, scusatemi se ho il fiatone, ma ho appena fatto le scale e sono di corsissima, devo andare in ufficio, mi sono resa conto che ho un meeting tra tipo 20 minuti. E poi ho questo pantalone, che è un pantalone abbastanza vecchiotto di Zara, in realtà vecchiotto, insomma, avrà 3-4 anni, credo. E molto carino perché ha questo mega bottone qui, e rimane, diciamo, taglio classico da ufficio. E poi sotto ho ancora questi mocassini, che non mi ricordo se vi farò vedere prima o dopo questo video. In ogni caso, niente, ve li faccio scoprire nell'altro video, non in questo. Gli accessori sono sempre gli stessi, perché ormai da quando ho questi orecchini d'oro praticamente non li cambio più. E niente, quindi questo è l'outfit di oggi.